caratteristiche principali, se vogliamo dire, delle emozioni, le caratteristiche che ci possono far capire che si tratta di un'emozione più che altro. Intanto, diciamo che a parte la tristezza, è molto importante rendersi conto che i tempi in cui avvengono, diciamo, queste emozioni sono tempi brevi. Quindi le caratteristiche fondamentali delle emozioni sono: nella sorpresa è il sollevamento delle palpebre delle sopracciglia. Questo perché, come dire, apro gli occhi in questo modo per vedere meglio, e questa è un'emozione di sorpresa, è un'espressione di sorpresa. Poi ce ne sono altre, però quella principale è un po' l'apertura degli occhi, questo movimento qua dove sgranare gli occhi, perché la sorpresa rappresenta proprio come dire, un campanello d'allarme, no? La paura, invece, diciamo, ha delle valutazioni anche, è sempre questo movimento qua. Ma gli occhi restano sbarrati, restano fissi, mentre la sorpresa è veloce, la paura è per qualche secondo gli occhi completamente sbarrati, ma poi si può osservare anche un aumento della frequenza cardiaca, un aumento del respiro e talvolta il raffreddamento delle estremità, no? E poi la paura, vedremo anche la bocca, influisce molto, perché le labbra si assottigliano tantissimo durante la paura. Quindi è un assottigliamento anche delle labbra che vengono raggelate, no? Si dice anche hai le labbra viola dalla paura, no? Bianche di paura, le labbra bianche di paura, perché il sangue tende a non andare più nelle superfici, quindi le mani diventano fredde, perché il sangue nella paura, perché la paura dà la risposta di lotta, di fuga o di fight or flight or freeze response, comunque gela, come dire, è rimasto gelato dalla paura, no? È un modo di dire che si utilizza, ma vox de, vox populi, vox dei, perché proprio la paura ti frizza, ti toglie il sangue che viene pompato nei muscoli più in profondità. Come dicevo la volta scorsa, per due motivazioni fondamentali. Una è perché se devo scappare o devo lottare, ho bisogno di forza in profondità, nei muscoli, quindi i microcapillari superficiali non vengono più irrorati, anche per evitare che in caso di combattimento o di artigliamento, quindi perché, come dire, non ci sia fuoriuscita di sangue, insomma, per preservare. Quindi la paura, occhi sbarrati e labbra sottili. Ovviamente è un qualcosa che è più difficile da simulare, perché però avviene rapidamente, cioè avviene veramente rapidamente. La paura è l'emozione che stravolge la nostra, come dire, fisiologia, che poi vedremo anche c'entra la fisiologia. Veramente in microsecondi, pensate all'esempio che faccio solitamente, l'esempio che faccio solitamente della gazzella, questa nell'ambito di microsecondi cambia completamente la sua passa da una situazione di tranquillità a una situazione di completa, come dire, adrenalina che viaggia nel corpo, no? È veramente fondamentale. Il disgusto, abbiamo detto che una delle caratteristiche fondamentali del disgusto invece è l'arricciamento del naso, no? Questa espressione qua. E invece il disgusto rallenta le attività fisiologiche, mentre nella paura si accelera tutto, nel disgusto rallento, prendo tempo. Perché il disgusto nasce, diciamo, socialmente per evitare di mangiare cibo avariato, no? Ma il cibo avariato di solito fa un po' schifo, no? Quindi, però poi noi possiamo mettere espressione di disgusto anche in campo sociale, che vediamo, un saluto anche a Roxy, diventa disprezzo, no? Diventa disprezzo,
E quindi questo arricciamento del naso è ovviamente molto rapido. Ad esempio, se vedete io che porto gli occhiali, per dire, vedete che l'arricciamento del naso comporta un sollevamento degli occhiali, per cui questo è un indizio che stavo notando adesso, non ci avevo mai fatto caso, però noi possiamo notare, per chi ha gli occhiali, ad esempio, che l'espressione di disgusto comporta anche un movimento degli occhiali, quindi che è abbastanza visibile, no, se vogliamo, perché anche un piccolo arricciamento del naso comporta comunque un sollevamento anche degli occhiali. Ci sono, gli occhiali stanno appoggiati, i naselli si chiamano, questi qua sono appoggiati sul naso, quindi se io arriccio, poi dipende un po' dal modello di occhiali, probabilmente devo provare con altri occhiali, ma su questo modello, ad esempio, si nota. Quindi questo è un qualcosa che possiamo. Vabbè, dipende da quanto è grande l'occhiale, dipende da tutto. Però, se no, adesso non c'ho voglia di cambiarmi gli occhiali, provare con un altro paio di occhiali. Potrei cambiarmi gli occhiali, vediamo con un altro paio di occhiali cosa succede. Se succede, subentra la stessa cosa, facciamo un cambio di occhiali, proviamo con questa montatura, ad esempio. Con questa si nota un po' di meno, si nota un po' di meno, ma si nota anche un po' di meno perché gli occhiali sono più piccoli, però si nota comunque anche con questa montatura. Potrei provare ancora con un'altra montatura, ma vabbè. Comunque diciamo che un po' di movimento si nota. E comunque dobbiamo vedere quali sono i movimenti del naso fondamentalmente. Poi abbiamo la tristezza. L'icona della tristezza sono le labbra verso il basso, cioè i bordi delle labbra. Questa è una tristezza, no? L'iconcina con la boccuccia, con gli angoli della bocca verso il basso. E ovviamente anche la tristezza può perdurare. Poi ci sono altre cose che andiamo a vedere, può perdurare a lungo. È un qualcosa, il muscolo buccinoso può perdurare a lungo la tristezza, e contrapposta alla tristezza abbiamo la felicità, dove la felicità invece, tristezza, felicità sono gli angoli della bocca verso l'alto. Poi vedremo che abbiamo anche questa zona qua che si chiama scissione naso-labiale. La scissione nasolabiale mi dà delle indicazioni, quindi questa è tristezza. E questa felicità. Beh, si capisce anche dagli occhi, ma poi andremo a vedere tutto, perché allora il sistema che andremo ad analizzare, adesso è solo una panoramica generale, che è il sistema di Poleckmann, che si chiama FACS, non il FACS vecchio che veniva annunciato, dà la possibilità vengono analizzati, proprio enumerati tutti i muscoli che vengono interessati. Quindi faremo un'analisi profonda su ogni, diciamo, su ogni emozione. Adesso volevo semplicemente, questa era semplicemente una panoramica per dire alcune cose chiave, perché poi ovviamente, come dicevo, queste emozioni si sviluppano abbastanza rapidamente, no? Quindi non è che uno, a meno che uno non abbia tempo di registrare, in alcuni casi si potrebbe fare, vedere i fotogrammi per fotogramma, ma ovviamente la registrazione non sempre è possibile, quindi dobbiamo cogliere diciamo, dobbiamo coglierlo rapidamente, no? Il movimento. Quindi abbiamo poi la felicità, la rabbia, scusate, la rabbia che comprende, non so, vedete l'omega, questa qua si genera una sorta di. Allora, siccome si chiudono gli occhi tendono ad avvicinarsi, le sopracciglia tendono ad avvicinarsi. Gli occhi a rimpicciolirsi, anche perché nella rabbia gli occhi, vedete, mentre nella paura si aprono, nella sorpresa si aprono perché devo vedere di più, nella rabbia anche, scusate, nella paura si aprono, ma questi segnali dicono che siano attendibili e inequivocabili. Secondo, ci sono stati veramente tantissimi studi,
Come dicevo, non so se non ti sei perso forse le lezioni precedenti, perché nelle lezioni precedenti ho parlato da dove nascono, addirittura dall'antica Grecia, poi ci sono anche Leonardo si è interessato a questo, quindi, come dire, nascono da 2000 anni fa, più di 2000 anni fa, dal mimo greco. E poi Polekman, vabbè, c'è cioè la serie Lie to Me, deriva proprio da questo, cioè dagli studi di Polekman, e poi c'è anche, ci sono stati anche altri studiosi, Duchenne, neurofisiologi, insomma, c'è veramente molta sperimentazione, non è un qualcosa campato in aria. E le altre puntate te le sarei perse perché è da poco che sei entrata nell'abbonamento, diciamo. Allora, quindi dicevo, mentre nella paura apro gli occhi, nella rabbia apro gli occhi e vedo per vedere di più, per avere tutto questo controllo, nella rabbia, scusate, rimpicciolisco gli occhi, proprio perché gli occhi sono un punto vulnerabile, no? E quindi la rabbia prevede poi normalmente, almeno veniva scaricata, oggi quello che dicevo tende a implodere, no? Oggi la rabbia purtroppo tende a implodere su noi stessi, non la scarichiamo, perché la rabbia in realtà non è che un'emozione negativa di per sé, perché ha una funzione, diciamo, fisiologica legata come dire, alla sopravvivenza della specie, no? Se non l'essere umano con la rabbia potenzia la sua forza, potenzia, cioè se la rabbia si scarica in un combattimento, ad esempio, o in qualcosa e viene proietta energia. Infatti anche, diciamo, in alcune discipline non si toglie la rabbia, ma si canalizza su un obiettivo. E si chiudono gli occhi proprio per il motivo che gli occhi rappresentano un punto di vulnerabilità, no? Quindi gli occhi diventano quasi delle fessure, le sopracciglia si avvicinano e si può notare, vedete, qua sulla fronte si formano delle rughe qua al centro, proprio per questo movimento di avvicinamento delle sopracciglia e movimento di avvicinamento delle sopracciglia. E poi le labbra, adesso io sto parlando, quindi non riesco a farle, ma le labbra diventano strette, la persona tende quasi a digrignare i denti. Proprio un'espressione di questo genere, no? Tende a stringere, come quasi a mordere, no? Quindi tu dici pezzo di merda e questo è il modo di sviluppare, no? Praticamente la rabbia. E allora, adesso vediamo, fai paura, quella è l'espressione della rabbia. Allenatevi in queste espressioni perché è anche importante saperle utilizzare, perché poi vedremo che è anche importante saperle utilizzare. E ovviamente c'è il metodo, no? Che poi accenneremo, il metodo Stanislavski, che è praticamente il modo che utilizzano probabilmente ancora oggi gli attori per entrare dentro la parte. Il metodo Stanislavski vuol dire che entro dentro, cioè vivo veramente l'emozione, no? Ma poi tanto questo corso durerà un po', insomma, avremo il tempo per, diciamo, e questi segnali comunque, per rispondere anche a Christian, indipendentemente da razza, sesso, religione, età, status sociale, sono equivalenti per tutte le persone. Allora, ci sono fondamentalmente due metodi di identificazione che sono uno più antico, che è il metodo del sistema Yo-Stio. Yo-Stio abbiamo detto che è un neuropsichiatra, e poi il metodo più moderno, sono molto simili, c'è cioè una codificazione diversa, ma il metodo più moderno con una codificazione più moderna è il metodo
FACS, che sta per faccia, Action Codex System. FACS, Facial Action Codex System. Quindi C di FACS. Allora, in questo metodo le emozioni diventano, tra virgolette, 21, perché abbiamo queste sette emozioni di base che però hanno tre livelli, forte, medio e basso. Quindi la rabbia può essere una rabbia forte, una rabbia media e una rabbia bassa. E quindi fondamentalmente, se andiamo a vedere, alla fine diventano 7 per 3, 21. Quindi, che cosa fa questo sistema? Chiamiamolo così, FACS. Allora, codifica, fa una propria codifica, cioè trasforma il muscolo, perché sia Yostio che Ekman studiarono proprio a livello neurofisiologico il movimento del muscolo, e quindi il movimento del muscolo, che può essere, diciamo, e viene trasformato in un numero. Quindi codifica trasforma il movimento facciale in un numero e in una lettera invece l'intensità. Quindi l'intensità, le lettere dell'intensità sono ABC: A è intensità bassa, B intensità media, C intensità alta, e il numero, diciamo, vedremo diversi numeri, insomma, che rappresentano il movimento oculare. Si utilizza, diciamo, una scritta che è AU, Action Unit, e poi si inserisce, diciamo, il numero, e si inserisce, diciamo, anche se c'è una specificità. Si mette L, left, si parte sinistra, o right, parte destra. Quindi in teoria, adesso prendo un foglio, scusate, prendo solo un foglio, tanto per scrivere. Allora, quindi la codifica. La codifica è un qualcosa del tipo. Si scrive action AU, e poi posso mettere R, che sta per right, action unit, right, posso mettere A, B o C, alta, ma è bassa, media, alta, e poi metto un numero, ad esempio, non so, metto 14, 12, 1, 3. Per dire, la codificazione viene fatta in questo modo. Si inizia sempre con AU, che sta per Action Unit, poi metto R o left, R barra left, left e sinistra. Se non viene messo left o right, vuol dire che avviene da entrambi i lati. Quindi, se viene omessa, diciamo, di mettere la codifica left o right, si mette, vuol dire che avviene da entrambe le parti. Talvolta questa A, B o C viene messa all'ultimo. Comunque sappiamo che la lettera A, B o C significa alta, media, bassa, e poi si mette una sequenza di numeri, e questa sequenza di numeri separati da virgole o da trattini, a seconda, insomma, comunque rappresentano praticamente i muscoli interessati. Quindi questo è il metodo di codifica che ha utilizzato, praticamente utilizzato da Paul Ekman. Ovviamente
Ovviamente a che cosa serve questo? Serve, non è che noi dobbiamo ricordarci a memoria queste cose qua, perché non è che, come dire, servono se io voglio trasmettere, diciamo, un'informazione da un'altra parte, anziché descrivere, ah sì, ha piegato l'angolo della bocca, si è alzato il sopracciglio. No, AU è l'inizio, AU rappresenta Action Unit, vuol dire è unità di azione, vuol dire che sto prendendo in considerazione Action Unit, sarà Action Unit 1, Action Unit 2, se c'è tutta una sequenza di cose, da marzo mi trasferisco a Milano, ok. AU rappresenta Action Unit, rappresenta l'unità d'azione, rappresenta quel tipo di visualizzazione, no? Cioè, nel senso che è l'inizio, chiamiamolo così. Left or right rappresenta lato destro o sinistro. Se ometto di mettere left or right, significa che è da entrambe le parti. A, B e C, che possono essere scritte in minuscolo o in maiuscolo, rappresentano l'intensità, quindi alta. Cioè bassa A, media B e alta C, e i numeri rappresentano la sequenza, diciamo, dei muscoli, cioè i muscoli interessati fondamentalmente. Quindi questo è il metodo, diciamo, utilizzato. Ovviamente, servirebbe una linea base della persona, cioè vedere o fotografare, o meglio vedere la persona quando è diciamo in stato neutro, privo di emozioni. Perché ci sono persone che ad esempio, faccio un esempio, un sopracciglio alzato che io non riesco neanche a farlo, rappresenta un'emozione particolare. No? Se uno, io non riesco a farlo sinceramente, cioè da solo non riesco ad alzare un sopracciglio, non so se voi ci riuscite, ma la foto dello schemino, sì. Ma diciamo qualche persona, non so se voi, io, se notate, ad esempio c'è un cantante che ho notato diverse volte che si chiama Masini, non so se l'avete mai sentito, Masini, il cantante, che ha diciamo, ha perennemente un sopracciglio, o spesso un sopracciglio alzato, ma questo ce l'ha di suo, non so, si vede che ha una sua. Quindi in quel caso lì non è che il sopracciglio alzato rappresenta, come possiamo dire, quella particolare emozione che poi andremo a vedere, perché questo ce l'ha sempre il sopracciglio alzato. E quindi, se io lo noto, come ce l'ha sempre, lo spesso, no? Quindi, non fa testo da quel punto di vista lì. Quindi, se uno, ha sempre una caratteristica, anche quando è tranquillo, è perché quello è una sua, diciamo, caratteristica legata alla fisionomia, che non è detto che non abbia significati, non è detto che non abbia significati, perché anche la fisionomica, diciamo, dagli studi di Lombroso e altri studi, vedremo, introdurremo anche concetti di fisionomica, perché sono anche importanti in questo corso, cioè in questa parte di corso, diciamo, che riguarda le microespressioni facciali, ci sarà poi una parte specifica sulla fisionomica. Perché la fisionomica comunque dà delle indicazioni. Però adesso in questa specifica parte parliamo di emozioni, quindi un'emozione è un qualcosa che avviene rapidamente. Se quello c'è sempre, sta sempre con sopracciglia alzati in questo modo, e io non riesco a farlo, quello c'è sempre così, è perché, diciamo, è perché anche a riposo, diciamo, ha questa caratteristica. Quindi si può interpretare a livello fisionomico. Ovviamente, nella vita reale, diciamo, io non è che posso stare lì a dire a una persona stai calma, rilassati, vediamo che faccia c'hai, così poi dopo. Dobbiamo farlo in tempo interattivo, diciamo, no? Quindi diventa tutto in modo dinamico. Ecco, quindi questo è un po'. Adesso, la prossima volta, inizieremo a vedere tutte le emozioni.